penne bruciate, guarda, guarda qua, Claudio Zeni, tu che ti sei così impegnato per queste penne bruciate, naturalmente primo assoluto, vedete ancora in bianco perché non sappiamo chi sarà, il peggior giornalista cuoco. No. No? Quello che ha educato male il cibo. Non il... Perché questo concorso è un concorso al contrario, non vince il piatto migliore ma il piatto peggiore, quindi ciascun giornalista o blogger dovrà dare il meglio di sé per non arrivare ultimo, perché altrimenti chi arriva ultimo paga pegno nei confronti di tutti gli altri colleghi e per un anno intero dovrà parlare bene della cucina aretina ma della cucina a livello nazionale. Scusate, ma che pegno è? Perché non ci piace parlare bene della nostra cucina? Ora dire questo e io gli dico subito... E se quello non lo sa gli diamo questo in omaggio. Così sarà modo per imparare e soprattutto per il prossimo anno di fare dei piatti migliori rispetto a quello che farà oggi. Anche perché stiamo parlando naturalmente proprio dell'Associazione Italiana Cuochi di Mario Giorgio Lombardi, presentato tra l'altro da Claudio Zeni, il libro di Arezzo e le sue vallate, dove ci sono presenti i nostri ristoranti che hanno raccontato le loro ricette del territorio, quelle del territorio ma quelle anche con i prodotti del territorio. Sì, i prodotti del territorio, infatti il libro valorizza le quattro vallate dell'Aretino oltre che la città di Arezzo e porta soprattutto a conoscenza non solo degli aretini ma anche di tutti i lettori amanti della buona cucina a livello nazionale. Il meglio della produzione locale, perché molte volte parliamo di bellezze artistiche, architettoniche, letterarie, ma non conosciamo quello che è l'aspetto culinario, che è un aspetto fondamentale, perché poi mangiare dà sempre un senso di piacere. Ma come sono i nostri giornalisti? Caricati? Sono caricati e soprattutto dovranno pagare questo pegno nei confronti dei cuochi, perché saranno i cuochi, i giudici questa volta implacabili, perché altre volte sono i giornalisti che valutano i piatti, questa volta sono loro che valutano i piatti dei giornalisti. Facciamo giudicare i giornalisti proprio da Mario Giorgio Lombardi, come sono i nostri giornalisti? No, no, da un punto di vista di... No, sono bravissimi, i giornalisti hanno la fede, quelli del nostro territorio hanno la fede sul territorio, ho visto... In 10 recensioni del libro sono state stupende, anche se sono state suggerite la traccia di Zeni, di Claudio, ce l'ha a Bergamo, ce l'ha nel sud e da tutte le parti. E nella stessa espressione che ha fatto ieri l'altro, nella presentazione del libro a Iparede, Bruno Gamba Corta, come ha detto, è la fotografia del territorio. Ricordiamo Bruno Gambacorta, premio Tarlati, sempre naturalmente grazie all'Associazione Italiana Cuochi di Arezzo. Chi sono i 10? Quanti sono 10? Sono 13, tra i quali food blogger provenienti da tutta Italia, dal nord e dal sud, oltre a giornalisti qui della provincia di Arezzo e di altre zone limitrofe. Staremo a vedere chi vincerà, certo non è un bel onore per chi vince. Ma guardate chi c'è, vieni a sedere giù, vieni a sedere giù, grande protagonista del live, ma guarda chi c'è, ma guarda chi ritrovo, ma scusate, voi fate le penne bruciate, ah ma voi no, lui fa penne bruciate, tu invece sei quello che giudica. Eh sì, io ho fatto 680 chilometri per cucinare male. Perché poi dovrai parlare bene della nostra cucina. Ovviamente, come si fa a parlare male della cucina toscana, dai, non è possibile. Spero che ne pensi di questa iniziativa. Beh, è molto divertente, io sono svantaggiato perché so cucinare. Andiamo subito a conoscere alcuni dei concorrenti, ma guardate chi c'è, la nostra Greta Settimelli. Allora, Arezzo TV, ma Greta, che idea, ti è piaciuta questa idea delle penne bruciate? Sì, ma devo dire, io ho partecipato a una delle primissime iniziative di penne bruciate quando ancora non avevo i bambini, avevo molto più tempo libero. Stavolta sono riuscita insomma a ritagliarmi di nuovo un po' di tempo, quindi la cucina è un'altra delle mie passioni, oltre alla televisione, speriamo insomma di riuscire a fare qualcosa di buono, dai. Complimenti, naturalmente bravissima, anche perché naturalmente lei è proprio una bambina, quindi sarà bravissima. Qui chi abbiamo? Michela Mafucci. Ma lei è anche una giornalista, ma anche nipote del grande governatore, quindi no... attenzione, mi raccomando. Infatti è un compito difficile. Senti, che cosa farai? Non so ancora, devo guardare. Eh sì, tutto il resto ti darai un'occhiata. Certo. Tu chi sei? Sono Barbara Lavini, dietista e responsabile prevenzione primaria LILT. Pensate un po', dietista, quindi lì c'è la salsiccia, non credo che la userà. No, infatti io ho commesso diciamo, l'errore di scrivere di educazione alimentare, ma hanno raccolto tra i cuochi e in realtà diciamo, sono veramente in ansia per questo. Poi abbiamo?
Sara Cascioli, food blogger per l'occasione. Come si chiama il tuo blog? Cucino ma sarei a dieta. Preoccupante questa cosa, però ci sono tantissime verdure. Sì, però qui vince chi fa il piatto più schifoso, quindi sceglierò quello che non metterei mai in un piatto di ingredienti. Per parlare bene dei cuochi della nostra provincia per tutto l'anno. Esatto, certo, i migliori. Lui ha sempre parlato bene dei nostri cuochi, abbiamo... Massimiliano Ricciarini. Bene, naturalmente nel settore dell'enogastronomia ormai sei un grande. Questa iniziativa ti è piaciuta? Sì, ormai Claudio, ormai fin dalla prima puntata mi ha sempre, edizione, mi ha sempre coinvolto. Ormai sono un ospite fisso per sua volontà, quindi ogni volta che mi chiama vengo molto volentieri, ci si mette in gioco. Le penne, che cosa ti piacerebbe farle? Hai già visto gli ingredienti? Sì, ho visto, ma sarà una sorpresa, insomma. Staremo a vedere. Tu invece? Sì, io sono Benedetta Castella e sono studentessa in Master in Marketing Territoriale all'OIED di Firenze e ho organizzato appunto il Caccia al Territorio Blog Tour. Esatto, esattamente. A questo punto ti cimenterai in quest'arte, ma tu sei veramente brava come bravo lui anche a mangiare, a assaggiare, ma tu come sei? Io sono brava a mangiare e mi diletto, diciamo, in alcune specialità comunque legate alla zucca. Infatti ho visto che è fra uno degli ingredienti e credo che le mie penne avranno un sapore di zucca. Ho visto che c'erano le pere, c'erano tutte queste frutte. Esatto. Qui invece abbiamo qualcuno che nel settore dei celiaci veramente è bravissima, no? Tu ti interessi soprattutto a volte delle difficoltà nel godere del buon cibo, perché i celiaci tu ti sei sempre interessata, giusto? Senti una cosa, hai già visto gli ingredienti? Ti è venuto già in mente qualcosa? Sì, assolutamente sì. Cosa vorresti fare? Ma io ho visto delle salsiccine che mi rientrano nell'occhio, mi hanno dato nell'occhio, sì. I celiaci possono mangiare la salsiccia? La salsiccia bisogna stare attenti, perché a volte nel ciclo di produzione della salsiccia mettono un po' di farina, quindi bisogna sempre che sia specificato che è senza glutine, oppure magari andare da un macellaio di fiducia e quindi lui ti dice, cioè se è onesto ti dice quello che ci mette. Magari. È importante onesto, anche perché stiamo parlando di un problema di intolleranza alimentare, quindi logicamente non possiamo scherzarci sopra. Tu sei? Emanuela Ghinazzi. Maria Andreucci dalla Romagna. Dalla Romagna, full blog? Esattamente, il mio sito è un sito in inglese, quindi rivolto a un pubblico estero e si chiama Italian Cooking Adventures. Però questo popolo inglese gli hai fatto delle pennette. Esatto, hai visto? Cuciniamo italiano agli inglesi ed è la chiave vincente. Per me prendi comunque per la gola, perché sei una bellissima ragazza e ho visto quando lavoravi questa delicatezza comunque con cui ti sei approcciata alla cucina. Ma ti piace cucinare? Tu sei troppo buona innanzitutto, più che cucinare mi piace mangiare in realtà, abbondantemente. Bene, allora senti, come giornalista nel tuo food blog eccetera, soprattutto che cosa lodi della nostra Italia, ma in modo particolare della tua Romagna? Ah, innanzitutto lo spirito conviviale che ammirano tantissimo all'estero, quindi foto di pranzi della domenica, foto di famiglie riunite a tavola, il babbo che cucina, sono queste le cose che piacciono tantissimo all'estero e ovviamente anche foto sugose con piatti ben conditi. E questa idea di penne bruciate? Ah, è fantastica, soprattutto perché non si sente nessun tipo di ansia da prestazione. Dimmi chi ti ha portato dalla Puglia, perché tu sei un cuoco, ma lui è un giornalista famosissimo. Sandro Romano, lui che si sta esibendo adesso a farci vedere il piatto, insomma, che deve preparare, ecco, tutto qua. Bene, e lui ha portato invece, come ti chiami? Io mi chiamo Vito Guglielmi e sono titolare di una piccola trattoria e faccio anche il cuoco. Scusa, Mario Giorgio Lombardi che fa anche il pescatore, perché mi sa che i pesci ti saltano direttamente su nella tua trattoria. Anche, c'ho diciamo una piccola imbarcazione e vado anche a pescare, ma non grossi quantitativi, però riusciamo a prendere anche dei pesci di pezzatura tipo un chilo e mezzo. E tu li cucini in quale ristorante e dove? Li cuciniamo a Polignano, la mia trattoria, Sapori di Mare, dove viene gestita in famiglia con mia moglie, i miei figli noi gestiamo così in famiglia, non mettiamo operai perché altrimenti non ci troviamo ai costi, insomma, di gestione e tante cose. Dimmi com'è Sandro Romano adesso che è là che si cimenta con le penne. È una persona fantastica ed è niente. E ai fornelli come se la cava? Beh, ai fornelli non lo conosco tanto bene, però sto vedendo che
ce la fa. Loro sono pronte, terrorizzate addirittura, ma una giornalista come la Greta, una mamma come la Greta, e lei uguale, ma che vuoi che siano terrorizzate? Però Roberto Lodovichi, naturalmente presidente dell'Associazione Italiana Cuochi, Arezzo, questa idea di penne bruciate con giornalisti? Sono fantastiche perché sono bravissime, però l'emozione le sta un po' giocando. La cosa bellissima è che qua poi è la provocazione, perché una cerca di fare un piatto ricco di calorie, pieno di ingredienti, una cosa, una bomba. Sì, perché il buono si associa al trasgressivo, più cose ci si mettono. E qua la nostra dietista è la stessa, mi ha detto io vorrei fare un piatto con gamberi uguale colesterolo, poi ci vorrei mettere un po' di burro, poi ci vorrei mettere un po' di panna. Ma perché lei oggi vuole lavorare per sé, no? Perché oggi lavora da una parte e domani lavora dall'altra. Sono bravissime. Okay, i nostri giornalisti per l'Associazione Cuochi sono importanti. Sono importantissimi perché ci sostengono e ci aiutano durante tutto l'anno. Noi lavoriamo tanto, facciamo tante iniziative e per fortuna abbiamo tante persone che ci ascoltano e lo divulgano. Noi abbiamo bisogno di queste. Cosa dovranno votare i nostri cuochi? Allora ti do la griglia. La griglia è così. Per quanto riguarda la presentazione da 1 a 5, l'originalità da 1 a 5 e il gusto da 1 a 10. Però è un punteggio all'incontrario. Da 1 a 5 punti è una schifezza completa. Da 6 punti a 10 solamente una schifezza, da 11 a 15 sufficiente, da 16 a 20 il concorrente può parlare di cucina. Naturalmente stiamo parlando dei giornalisti, ma loro sono i cuochi, allora dimmi chi c'hai. Allora loro, te li faccio presentare direttamente da loro, sono food blogger e diciamo cuochi, quindi possono valutare questi giornalisti. Vai. Elisa. E sei? Io sono un architetto ma mi occupo di enogastronomia da sempre, quindi... Io sono Ambra Orazzi, sono una blogger e il mio blog è Il Gatto Ghiotto. Perfetto. Sono Arianna Vianelli, sono una blogger anch'io, mi occupo di cibo e vino e i miei blog sono Una Francia Cortina in Cucina e terrauomocelo.net. E naturalmente andiamo sempre a scoprire, tu chi sei? Io Maria Luisa Lovari, chef del ristorante La Curia. E tu chi sei? Marco Rossi, consigliere della Strada del Vino. Come vedete qui manca un altro, che ci mettiamo? Sta arrivando ora da Torrevilla, vengono direttamente da Bergamo, Brescia, della Lombardia, e sono due esperti di vino. Cantina storica dell'Oltrepò Pavese, siamo con? Torrevilla. E tu sei? Io sono Patrizio Zambruni. Quindi arrivi da molto lontano per questa occasione, per degli amici cuochi dobbiamo dire. Certo, per noi i cuochi sono un elemento importante, perché sono quelli che riescono a creare un connubio fra cibo e vino, due alimenti importantissimi nella cucina italiana. Allora parliamo un po' anche della tua cantina, che mi fa piacere, perché ci piacerebbe così poterla abbinare ai nostri piatti, forse ci si abbinano bene i nostri piatti toscani. Ma sì, in effetti i vini in assoluto non hanno una indicazione precisa di piatto. Possono essere abbinati i vini del nord con i piatti del sud o viceversa, quindi sicuramente anche alcuni vini nostri, soprattutto le bollicine, vanno molto bene con i vostri piatti grassi a base di maiale, sono particolarmente indicati. Pensate, le bollicine che una volta si pensava si usassero soltanto a fine pasto, oggi invece danno veramente un grande valore a questi piatti forti anche, no? Se vogliamo un po' grassi. No? Esattamente, le bollicine hanno la caratteristica di sgrassare molto la bocca e quindi di preparare il palato al boccone successivo. Che devo cercare io queste bollicine? Come si chiamano? L'azienda si chiama Torrevilla, quindi il marchio è a marchio Torrevilla. Noi abbiamo un Croisé, che è un Pinot Nero in purezza, quindi un metodo classico di 24 mesi, e un Brut di 36 mesi, sempre di Pinot Nero in purezza. Bene, e adesso, visto che ci sono i giornalisti questa volta lì alla Gogna, dimmi, ma come si comportano i giornalisti nei confronti di queste bollicine del nostro buon vino italiano? Ma si comportano bene, sono dei buoni consumatori anche loro. Certo, lo sai che dovranno pagare pegno? Perché chi farà il peggior piatto, naturalmente, in questo caso da parlare bene della nostra cucina, in questo caso anche del vino, perché come vediamo sopra naturalmente ad ogni tavolo c'è anche un buon vino. Esattamente, e comunque anche il peggior piatto viene valorizzato da un buon vino. Qui abbiamo il vino buono. Difatti ti cercavo, però si era ritirato in buon ordine, l'avevo detto anche a Colombo,
di questo, che lui è proprio l'ambasciatore di questo vino, lui lo sente nelle sue radici. Certamente è un vino educato bene e che educa il palato e abbina tutta la gamma dei prodotti italiani, non soltanto del territorio. Ma era il vino di Chianciano? Sì. Quello bello rosé? Bello rosé, bello. Quello con cui tutti voi avete brindato poi alla fine? E difatti è quello, Carlo Colombo, che lui riesce a far bere il vino a tutti, perché il suo amore per il vino, per l'azienda stessa, è questo. Io di questo qui lo conosco soltanto idealmente, perché mi sono interessato col ristorante, quello di Pavia, il... Selvatico, è che è venuto da noi il ristorante Selvatico, è questo, e da lì ho notato questo grande prodotto che lo portava avanti. Bravo. Pensate che oggi siamo ad Abitar, cioè siamo nel luogo dove c'è la casa, e in casa devono arrivare i prodotti buoni. I giornalisti parleranno dei nostri prodotti, del nostro territorio, perché è importante che la gente comune capisca quello che naturalmente deve andare a cercare, poco ma buono, così come naturalmente il vino, così come anche le bollicine, poco ma buono. Quindi scelte fondamentali che significano non soltanto il piacere nel gusto, ma, come dice sempre Mario Giorgio Lombardi, che me lo ha insegnato, il benessere, la salute della persona, questa è la cosa importante. Qualità intrinseca del prodotto, assolutamente. Grazie comunque a voi tutti della grande ospitalità e simpatia. Scusa, tuo fratello, ma che dottore è che si è messo a cimentare? No, lui è un avvocato in pensione. Ah, ecco. Però ha un problema all'udito, per cui avrà difficoltà a rispondere alle domande. Però non avrà difficoltà ai fornelli, forse. No, sicuramente, lui cucina malissimo, quindi ci troverà benissimo in questa gara. Siamo sicuri che questa gara forse la vince anche. Secondo me è uno dei favoriti. Bene, ma anche lui sta vicino a te, in Puglia? Sì, lui abita nello stesso paese dove abito io. No, perché mi sa che qui voi, anche se cucinate male, tanto c'è lui che mi ha spiegato bene che tipo di cucina fa, quindi dal mare direttamente al ristorante, che forse non avete problemi. Beh, noi abbiamo grandissimi prodotti, per cui siamo molto aiutati da questo punto di vista. Ma guardare, penne bruciate, chi c'è? Anche il Kenno di Subbiano, anzi il Kennino. Senti, questa idea di penne bruciate fatta con i giornalisti, che avranno come pegno, poi chi perde naturalmente, ma anche chi vince in questo caso, di parlare bene della nostra cucina, ma i giornalisti parlano sempre bene? Ma io credo che della nostra cucina si possa parlare solo bene. Le nostre tradizioni non si cancellano mai, dopo possono essere riviste, rivisitate, però comunque la roba buona è sempre roba buona. Dopo i giornalisti ne possono fare un business, dallo slow food a giornali di settore, però credo che, insomma, chi è venuto, anche stranieri che vengono nel nostro territorio, prima cosa si ricordano il cibo, oltre alle bellezze del territorio. Scusate, però visto che siamo ad Abitar, volete venire a cena ad Abitar? Loro sono pronti, sono già pronti ad Abitar? Quando possono venire a cena? Allora, il programma delle cene, abbiamo fatto un programma di serate a tema, la cucina, la vera cucina italiana. Siamo partiti con la serata toscana ieri, oggi facciamo cucina romagnola. Giovedì prossimo faremo nord-est, venerdì nord-ovest e sabato e domenica prossimo passeremo al sud Italia, invece abbinando dei piatti della tradizione culinaria gastronomica del sud, magari anche delle cose di pesce, di verdure, delle paste, pomodoro e della buona mozzarella, e il tutto abbinato a dei vini dei territori. Quindi con la cucina siciliana ci saranno dei vini siciliani, con la cucina campana dei vini campani.